Cari amici, buona serata e buona cena a tutti e buon riposo per chi si appresta per alzarsi subito domani mattina o buon proseguimento di serata per chi farà nottata. A parte questa piccola anteprima, veniamo al succo del video. Ebbene, sono rientrato a casa, come dice. E come vedete dall'immagine di copertina del video, oggi pomeriggio si è svolta la prima parte di questo, io lo chiamo mini soggiorno presso Torre San Sanello in collaborazione con vari enti, non li nomino per correttezza, per privacy. Comunque devo dire che siamo stati comunque accolti già con un servizio buffet rinfresco. Io beh, sono arrivato, come diciamo, tra virgolette, qui già mangiato, nel senso che ho già pranzato a casa, giusto, ho consumato un piccolo panino, mini panino salato, un mini cornettino salato e quindi l'incontro si è basato su temi assolutamente importanti per quanto riguarda comunque i temi delicati quali comunque un po' la psicologia e tutto quello che gira intorno alla psicologia e anche ai vari aspetti di chi magari in forma lieve o maggioritaria ha purtroppo una disabilità che sia fisica, motoria, psicomotoria, psichica o quant'altro, è proprio a beneficio di queste varie problematiche, Torre San Sanello viene incontro proprio per questo e mette a disposizione le sue attività. Credo di aver capito che ce ne sono quattro, però al momento, cioè oggi tipo io con il mio gruppo ne ho fatte due, quindi domani ne dovremo fare altre due più il pranzo con cui concluderemo questo mini soggiorno. Oggi quindi praticamente io con il mio gruppo sono stato protagonista dello yoga della risata, certo, rialzarsi poi dal tappetino non è semplice perché insomma non avrò certo una panciona, però anche io ho messo su un po' di pancetta durante il lockdown. E poi bello ovviamente anche lo yoga della risata, altrettanto bello è per me è stata una riscoperta dopo che praticamente ho calcato spazi e circoli ippici per provare la chiamo io l'ebbrezza, l'emozione di andare su un cavallo e magari di prendersi cura di un cavallo oggi a distanza di tanti anni, perché questa è stata la mia seconda esperienza di ippoterapia con un cavallo. La mia prima risale alla scuola elementare, quindi ho 26 anni, parliamo di quando ne avevo almeno 12-14 in meno. Vabbè, 10-12, insomma, non mi ricordo bene. Comunque, niente, tutto bello, mi sono divertito. Beh, domani ovviamente, oltre alle altre due attività, vabbè, ma io diciamo che, cioè, non è che magari mi espongo sempre positivo perché voglio sempre dare delle elogi, ma comunque, diciamo, quest'oggi non ho mangiato a buffet perché appunto ero venuto già pronto, no?
Ma domani che parteciperò, appunto, comunque, insomma, fanno un bel servizio. E questo sicuramente di oggi e poi domani con il video che farò anche sul secondo giorno, esperienza iniziata bene, ovviamente, beh, domani penso sarà altrettanto. Diciamo che siamo ancora in tempo estivo per questi ultimi, oggi è 9, per questi ultimi 10-11 giorni siamo ancora in estate, quindi apertura di esperienza bella, quindi invito comunque chi non è mai stato a Corato, nei pressi di Corato, a Torre San Zanzanello, a provare questo spazio, sia per mangiare che anche per provare le varie attività. Ovviamente per fare tutto ciò bisogna mettere su un'organizzazione bella adeguata. Ringrazio tutti coloro che hanno compreso me questa prima parte di questo mini soggiorno, delle belle ore di spensieratezza, di confronto anche, dove ho conosciuto anche quindi nuove persone. Io vi rimando quindi a domani, dove non so se al mattino faccio un video, vediamo. Comunque farò domani il video sicuro sul secondo giorno a Torre San Sanè. Beh, io vi ringrazio, ora vado a cenare, buon proseguimento a tutti, alla prossima. Ciao amigos, buona cena e buona serata. Ciao!